Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale. Avete presente quegli odiosissimi rimasugli di saponetta talmente piccoli e scivolosi da rendere praticamente impossibile lavarsi le mani? Forse ancora non sapete che dopo averne accumulati un bel po' è possibile dargli una nuova vita. E nel video di oggi vorrei mostrarvi proprio ciò che faccio io di solito per trasformarli e riutilizzarli. Dopo aver messo a scaldare sul gas un pentolino d'acqua, ho tagliuzzato finemente i rimasugli di sapone. Io ho utilizzato un coltello, ma se avete una grattugia che non usate per gli alimenti, ancora meglio perché più i pezzetti sono fini e più facile sarà la parte successiva. Trasferite le scagliette di sapone in un pentolino, le ho messe sul gas a scaldare a bagnomaria all'interno di quello preparato precedentemente e le ho lasciate ammorbidire per una decina di minuti. Trascorso questo tempo, ho iniziato ad aggiungere poco alla volta dell'acqua alle scagliette di sapone, mescolando con un cucchiaio e sciogliendole lentamente per almeno una ventina di minuti. Ottenuta una consistenza densa e compatta, ho recuperato degli stampi in silicone in cui trasferire il composto. Se non li avete, comunque non preoccupatevi perché potete utilizzare al posto un tappo di un vasetto oppure la base del cartone del latte. Ho quindi inserito la pasta di sapone negli stampi premendola con un cucchiaino per andare ad eliminare il più possibile le bolle d'aria. Ed ho lasciato il mio sapone a riposare per circa 2 ore. Trascorso questo tempo è possibile sformare molto delicatamente il sapone. Dopodiché, se volete, potete anche rifinire il fondo della saponetta con un coltello per renderla più liscia e più precisa. Potete utilizzare lo stesso procedimento a partire da rimasugli colorati e ottenere quindi nuove saponette colorate. Ma con del colorante aggiunto al composto si possono creare saponette di diverse tinte anche a partire da una base bianca. Inoltre, se avete in casa una vecchia saponetta che ormai ha perso il suo profumo, sarà sufficiente aggiungere qualche goccia di olio essenziale al composto e darle una nuova fragranza. Dato che volevo esporre le mie saponette in bagno, ho deciso di confezionarle in modo carino. Per farlo ho utilizzato un vasetto in vetro che ho decorato con 2 giri di spago. Ho poi stampato e ritagliato un'etichetta che sono andata ad applicare al centro del vasetto. Ed infine ho impilato all'interno 3 saponette di colore diverso. Ed ecco qui il risultato finale. Come avete visto, in pochissimi passaggi è possibile dare nuova vita a tutti quei piccoli rimasugli di sapone, trasformandoli in saponette nuove di zecca e decisamente più comode da utilizzare. Sono davvero curiosa di sapere cosa ne pensate di questo mini progetto di riciclo. Perciò fatemelo sapere con like e commenti qui sotto, condividete il video e se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, ricordate di iscrivervi al canale. Volevo aggiungere ancora che pochi giorni fa ho finalmente aperto anche una pagina Facebook dove, oltre naturalmente a tutti i miei video, troverete anche una sorta di work in progress con varie anticipazioni e vari indizi sui miei progetti settimanali. Quindi se per caso avete voglia di seguirmi anche lì, e mi farebbe davvero piacere, io vi lascio tutti i link giù in info box, su nel banner del canale e anche al fondo di questo video. Sperando di ritrovarvi in tanti, vi saluto, vi mando un bacio e vi do appuntamento al prossimo video.